eccoci, una nuova puntata di Gossip Chic. Ah no, è veramente il mio sito www.gossipchic.net, però mi è venuto questo chic perché quando arriva Francesca Coppola da Sanremo, wedding planner e curatrice di eventi, divento anch'io chic. Cosa devo dirvi? Perché grazie. Con questo suo allure, mi arriva da Monte Carlo con le notizie sempre fresche sul Principato, sì, e quindi mi confondo, non siamo sempre più Liguria news, Web, perché poi ci sono sempre news nel Liguria Principato. Web TV chic. Ecco, allora, è un po' che non ci vediamo, che cosa ci racconti da questo Principato? Cosa sta succedendo? Stiamo vedendo che... Almeno, io sono tra l'altro in edicola con un mio pezzo sia su www.elle.it che su Stop sul fatto che la principessa Caroline pare ritorni con il principe di Hannover. Esatto. E la figlia e Charlotte si è lasciata e forse si sposa. No. Pare ci siano già delle nozze in programma con un nuovo fidanzato italianissimo, sì. E infatti pare ricordi addirittura al papà. Quindi Casiraghi. Sì, è vero, un pochino... Esatto. Ma tra l'altro lui è un duca, no? Mi hanno detto, cioè lui è una persona che discende da una famiglia molto, molto famosa di Napoli e a quanto pare ha lasciato il papà del figlio sì. Questo attore Gad, ha un nome strano. Sì, ha un nome strano, francese sì, lui. Sì, è stato per intraprendere, si sono conosciuti a Berlino, al Festival del Cinema di Berlino. E sono stati invece beccati e paparazzati a Parigi. Sì, ma nel Principato sta succedendo di tutto. Ad esempio, ti ricordi che insieme avevamo incontrato Eleonora Pedron? Eleonora Pedron si è lasciata con Max Biaggi e adesso sta con il fratello di Antonio Conte della Nazionale, l'ha conosciuto in questo ristorante One Apple di Monte Carlo. Tra l'altro certo. Un bellissimo posto, esatto. Sì, e sì. Tutto, insomma, sto Principato così. Poi abbiamo la Charlène che è più di là che di qua, sta più in Corsica che a Monte Carlo, quindi prende un po' le distanze dalle cognate forse. Ecco, bene, bene. Invece i figli di Stefanie, Pauline, tutti tranquilli, tutto tace. Ecco. Sì, è perché diciamo che forse quelli di Charlotte sono un po' più grandi, di Carolina sono un po' più grandi e quindi... Ecco. Ma raccontaci un po', tra l'altro, ecco, quando penso a Monte Carlo mi viene in mente anche spesso e volentieri il circo e vorrei cogliere l'occasione per fare un saluto a Moira, sì, perché è mancata Moira Orfei, una persona veramente unica, io l'ho conosciuta, carismatica e sono stata molto felice di fare un pezzo su di lei anche su www.elle.it perché Moira era una persona speciale, una persona che io me la ricordo negli studi dell'Isola dei Famosi quando è stata un po' opinionista. Trasmetteva proprio allegria, così sì, solo a vederla, è vero. E quindi sai, pensando a Monte Carlo, al circo, mi viene in mente Moira, ma tu che sei sempre da un evento all'altro, ti vedo su Facebook e posti sempre queste tue creazioni incredibili, raccontaci adesso, in questo momento, perché mi interessa, perché sto organizzando un party, quali sono le tendenze dei party più richieste in questo momento, cosa ti richiedono? Allora, guarda, vanno molto le feste di compleanno, quindi c'è un ritorno a festeggiare i compleanni, forse perché uno cerca di amarsi un po' di più e quindi si vuole celebrare. Poi vabbè, naturalmente i matrimoni, perché tu sai che io sono sempre dentro il mondo wedding, tra parentesi Pantone ci ha già dato un po' di colori per i futuri wedding 2016. Bene, ecco, va sempre il solito bianco o c'è qualche sposa che... No, ci sono i colori, quelle che più richiedono le spose è il rosa generalmente, infatti quest'anno Pantone ha lanciato il rosa quarzo e quindi adesso è questa tendenza di questi colori pastello che ritroviamo infatti molto anche nella moda, sono tutti colori chiari, leggeri. E io sono felice perché secondo me i colori chiari poi alla fine per i wedding sono sempre più belli. Sì. E quindi diciamo che comunque c'è molta voglia di festeggiare. E
di combattere un po' forse questa crisi? Sembra che insomma la crisi sia un pochino superata. Esatto. Purtroppo, ecco, usciamo dal momento magari così della crisi e succedono questi fatti bruttissimi di Parigi, quindi voglio dire, dateci una piccola tregua, ecco, lasciateci respirare. Esatto. Ma raccontaci un po', abbiamo visto anche che organizzi delle feste a tema molto particolari per i bimbi. Sì, ecco. Che sono quelle ci sono che più mi divertono. Le feste in casa come ai miei tempi con la torta, due salatini, no, quelle no. No, per fortuna no, grazie. Ecco. Ci sono delle feste bellissime che a me diverte un sacco fare perché mi fanno ritornare bambina e è bello vedere questi bimbi che poi entrano e rimangono a bocca aperta perché quasi non credono ai loro occhi. Tipo di recente ho fatto una festa dove il tema erano le principesse Disney e questa bambina si è ritrovata delle persone vestite da principessa. Quindi non capiva come queste persone che vede in TV potessero essere lì ad accoglierla. Bene. Ed è una grossa soddisfazione vedere dei bambini felici. Bene, a proposito di bambini felici, abbiamo delle coppie famose, no? Coppie VIP, sappiamo di... insomma di nuovi nascituri, stiamo aspettando il famoso figlio di Buffon, perché Buffon adesso aspetta un altro figlio maschio che è incintissima da sempre, sembra che non nasca più. Esatto, e poi sempre in casa Fiat, sempre in casa Juventus, a quanto pare Andrea Agnelli si è lasciato con la moglie e ha detta così lei, questa nuova fiamma, questa moglie del suo ex amico, pare abbia già anche lei una rotondità sospetta. Poi aspetteremo Ilari che anche lei farà col il tottino, terzo tottino, insomma, sta per arrivare. E poi abbiamo la Santarelli che anche lei è una femmina diciamo che i calciatori sono sempre molto attivi dal punto di vista dei figli. Ecco, l'unico che non mette mai la testa a posto è il Balotelli. Sappiamo già che adesso ha una nuova fiamma, però anche di questa fiamma già sembra che ci siano stati dei problemi. Ma lui scappato. È così, comunque, è una testa calda. Lo sappiamo che è una testa calda. Bene, amici, se volete organizzare un party veramente, come si suol dire, coi fiocchi, rivolgetevi a Francesca. Ciao, alla prossima volta. Ciao.